manda il tuo spirito perché apra la nostra mente, il nostro cuore, per entrare nel grande mistero della preghiera cristiana, della preghiera rogazionista, ma prima di tutto della preghiera umana, perché il grande mistero è l'incontro di te con noi uomini, nel Cristo tuo Figlio, è il mistero di noi, nell'incontro con te, nel tuo Figlio. Donaci di entrare a far parte fino in fondo del suo corpo, per mezzo di Maria nostra madre e madre sua. Donaci di sentire davvero che siamo generati dal tuo amore, dalla tua misericordia, dalla tua grazia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte. Amen. Manda, Signore, a posto di santi nella Chiesa. Devo rimandarla questa sera. La meditazione perché volevo ancora, non l'avevo ancora completata e non l'ho completata, perché non, diciamo che la preghiera è davvero un mistero, cioè qualcosa di più grande e più bello di come noi possiamo pensare. È da parte nostra difficile, ma tutto sommato facile, se noi ci abbandoniamo alla visita del Signore. E allora, abbiate pazienza se il discorso non è completo, nel senso di pienezza. Anzitutto, quando parliamo di preghiera, parliamo di vita spirituale, cioè la vita dello spirito. Ma quando intendiamo vita spirituale, parliamo qualcosa di astratto. Andiamo qualcosa in cui l'azione dello Spirito Santo compie in noi, nella totalità del nostro essere. E gli strumenti della vita spirituale sono essenzialmente tre: la preghiera, la parola di Dio, i sacramenti e la vita comunitaria. C'è un quarto che li riassume, cioè tutti questi vissuti come offerta quotidiana della propria vita. Quindi la preghiera è uno di questi strumenti che può dire, si può dire li raccoglie, questi qui, li deve raccogliere tra tutti in modalità diverse, in modalità relazionale, preghiera parola, in modalità sacramentale, Eucaristia, in modalità fraterna, la vita comunitaria. Per cui si tratta di una relazione vera. Nella preghiera noi siamo in relazione, relazione con Dio, relazioni con i fratelli, relazioni con la storia. È nella preghiera che si attua l'offerta della nostra vita, una vita accolta e donata in continuazione. Il cammino è quello tracciato dalle nostre Costituzioni, dal capitolo 15 al capitolo 20, dal numero 15 al numero 23. Ma partiamo dal numero 15, che è quello che mi sembra sintetizzi bene, anche se a mio avviso manca una parola sfuggita. Volgendo lo sguardo, lo leggo, volgendo lo sguardo a colui che hanno trafitto, Giovanni 19, 37, nella contemplazione della sua passione,
impariamo a sottomettere la nostra vita al giogo soave della sapienza divina. Con la professione dei consigli evangelici riviviamo il mistero di Cristo crocifisso, venuto nel mondo per offrire la sua vita in riscatto per molti. Guidati dallo Spirito Santo, accettiamo le esigenze della vita comune e dell'osservanza regolare, con le inevitabili fatiche e sofferenze del dovere quotidiano. Io mi pare che manchi delle gioie, delle fatiche e delle sofferenze. E manca le gioie, se le siamo dimenticati. La preghiera quindi è una qualcosa, come vedete, di dinamico, di complesso. Anzitutto parte dal guardare a Cristo, e Cristo crocifisso, colui che hanno trafitto. E lì la prima azione è volgere lo sguardo a Cristo, perché lì si impara anche noi a mettere la nostra testa nel gioco, che è la croce. Il gioco è doppio. Cristo c'è già, contemplando Cristo crocifisso, in questo gioco. Anche noi prendiamo la nostra croce, entriamo nel gioco soave. E lì, in questa unità, diventiamo con Lui offerta sacramentale nell'Eucaristia, oblata nella vita comune. Ma tutto questo avviene solo a condizione che noi siamo noi stessi, siamo noi. E noi siamo un corpo. Quello che noi vediamo, tocchiamo, facciamo esperienza, è il nostro corpo. Spesse volte il nostro corpo è l'ultima cosa a cui teniamo conto, anzi gli diciamo stai buono che tu non c'entri. Noi siamo tutt'uno, corpo, anima e spirito. In fondo cosa contempliamo per partire? Un corpo crocifisso. Avete un corpo meritato, questo corpo crocifisso, dono di Dio che noi guardiamo. Ed è un corpo quindi da contemplare. Il nostro corpo è crocifisso con Cristo, naturalmente. È un corpo da mangiare, unito a Cristo nell'Eucaristia. Voi siete corpo di Cristo, dice Paolo. Quindi il nostro corpo entra, e come? Nella nostra relazione con Dio. L'offerta della nostra vita sarebbe inutile, non otterrebbe nulla dal Signore, tantomeno i buoni operati. Perché la vera vita dello spirito prende corpo, anima e spirito. La nostra corporeità è coinvolta. L'incarnazione è il mistero decisivo della rivelazione cristiana. La differenza tra qualsiasi altra possibile religione, perché è una cosa impensabile, no? Solo Dio poteva fare una cosa simile. E Dio incontra l'uomo nel corpo. E il corpo diventa allora del corpo dell'uomo, diventa la via per incontrare Dio. Ricordate, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta per i peccati, un corpo invece mi hai preparato. Vediamo quasi che il cammino di Dio verso l'uomo, dall'atto della creazione, tende alla corporeità. E noi veniamo santificati, lettera agli Ebrei, per mezzo dell'offerta del corpo di Cristo. La salvezza non è ottenuta da Cristo mediante sacrifici e offerte, ma attraverso la sua vita esistenziale, del dono di sé nel corpo, nell'offerta che avviene nel corpo, l'offerta del suo corpo.
Da allora il corpo è un patrimonio comune tra Dio e l'uomo e quindi non può essere un luogo dove non incontriamo Dio ed è senza dubbio un luogo in cui Dio vuole incontrare l'uomo. Quindi bisogna imparare a fare del nostro corpo una via di santificazione. Ci è stato altre volte insegnato di dover mortificare, farlo morire. Forse non era troppo vero, o meglio, non si teneva conto di questo corpo che dopo un corpo tu mi hai preparato. E il corpo proprio in questa logica rimanda alla trascendenza. Perché un corpo non viene da me, non ce lo siamo dati noi. È il primo dono che ci ha resi quelle che siamo. È dono, certo, dell'amore dei nostri genitori, ma è prima di tutto il dono di Dio, attraverso. In fondo l'immagine e somiglianza con Dio per noi passa anche attraverso la nostra corporeità. Adesso già Tertulliano diceva caro cardo salutis, la carne è il cardine della salvezza. Per cui quando pensiamo all'esperienza spirituale, alla preghiera, dobbiamo pensarla globalmente. E per farlo bisogna anzitutto abitare il proprio corpo, cioè prendere dimora in noi. Una delle cose che spesso si vive è la fuga dal nostro corpo. Vorremmo che fosse diverso, vorremmo che non avesse tanti limiti, tante realtà. Invece si impara proprio alla scuola del proprio corpo i propri limiti, le proprie possibilità, le proprie impossibilità o incapacità, si scoprono le proprie malattie, si scopre che la vecchiaia, l'invecchia, è fragile, debole. Cioè, vedete, nel declinarsi del corpo avviene la scoperta della possibile, della continua debolezza. Dalla crescita alla grandezza impariamo a diventare piccoli. Fragili, deboli, piccoli nel senso evangelico, li mettiamo bassi, sempre più per terra finché non andiamo sotto terra. E allora il corpo diviene davvero la parabola della vita spirituale, cioè della vita di Dio che va man mano entrando nel grande mistero della morte e della risurrezione. È qui che si attua nel nostro corpo l'offerta eucaristica. San Paolo, nelle lettere romane, lo dice espressamente. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. E questo il luogo della preghiera. Perché Cristo ha voluto abitare il corpo. Ma quando dico corpo, naturalmente, anche qui non prendetelo in senso soltanto materiale, intendo la totalità dell'uomo. Perché noi siamo il nostro corpo. Comprende corpo, psiche, spirito e vita. Se il nostro corpo è morto, noi siamo morti. Questo è abbastanza chiaro. È morto anche la nostra possibilità. Dobbiamo solo aspettare la Pasqua, quella che il Signore farà. E lo aspettiamo in questo grande mistero. L'uomo ha sempre cercato di capire cosa succede.
Cristo risorto abbiamo qualche punto, ma poco possiamo capire. E allora vedete, quando parliamo di preghiera, parliamo della totalità dell'uomo. Mi sono soffermato sul corpo perché spesse volte noi lo dimentichiamo nella preghiera e ci crea problemi. È falsa la nostra preghiera, perché non è più nostra, è di una parte di noi, di una testa che spesso non è abitata dalla grazia, ma dai pensieri solo umani. Quindi la vera preghiera è quella che sorge, diciamo, dal nostro cuore, qui ritorniamo, cuore inteso come centro vitale di tutto, come lo è del corpo, anche dello spirito, dell'anima, questo senso. Per cui ogni preghiera che sorge non sempre nasce dal cuore. E se una preghiera non nasce dal cuore, diventa una formula. E noi spesso siamo abituati a dire formula. Abbiamo l'abitudine. Quante preghiere vengono in automatico, le abbiamo sempre dette fin da piccoli, vengono in automatico, partono, si può schiacciare il pulsante e si accende la luce, così parte. Ave Maria, e parte l'Ave Maria. Padre nostro, parte il Padre nostro. Ma da dove viene? Dalla gola, dalla memoria o dal cuore? Vedete quante nostre preghiere, purtroppo per nostra fragilità, non sono preghiere. Quanto è faticoso, difficile imparare a pregare, ma ancora di più dico, quanto è difficile riuscire a pregare. Perché non c'è un modo buono e santo di pregare. In fondo i modi si imparano, anzitutto. Io non sto qui a identificare i vari modi di una preghiera. Però stiamo attenti, quando si parla di preghiera, dice io prego sempre, prego così, quando vedo una cosa bella, quando sento una cosa brutta, ho bisogno di chiedere. Quando vedo che ho bisogno, tanta preghiera è una preghiera che non ha Dio al centro, non ha la volontà, il progetto di Dio al centro, ma i nostri progetti, i nostri desideri, le nostre speranze. Mentre una vera preghiera è quella in cui si entra nel mistero di Dio, nell'oscurità della fede, certo con il desiderio di amarlo e che il suo amore si faccia presente là, allora sì. Perché il protagonista della preghiera non siamo noi, è Dio. Se Lui non si abbassa a noi, noi a Lui non ci arriviamo. Le nostre preghiere arrivano al soffitto, si arriva, suono sì. Se Lui non scende, se Lui non è dentro di noi, perché Lui c'è, solo che a volte lo silenziamo. E allora stiamo attenti ad una, diremo, mondanizzazione della preghiera, cioè renderla come strumento mondano di risoluzione dei problemi nostri, delle piccole cose di cui abbiamo bisogno. La preghiera richiede un tempo per riuscire a entrare. Credo che se siamo onesti facciamo uno sguardo alla nostra vita, almeno io poche volte posso dire ho pregato davvero, forse quasi mai, è triste, però è anche vero, bisogna avere il coraggio di dire Signore ho bisogno davvero che mi insegni a pregare, o meglio che metti
né tu le preghiere sulle mie labbra. C'è un libro che, se qualcuno ha voglia di imparare qualcosa, mi sembra, a me è piaciuto moltissimo ed è molto illuminato, è di Romano Guardini, Introduzione alla preghiera, era edito dalla Morcelliana, che è stata comprata dalle Deuniane e adesso stanno fallendo anche le Deuniane. E allora voglio prendere una frase che prendo di Romano Guardini, che ci mette in luce alcuni aspetti importanti, che la preghiera è qualcosa da imparare, qualcosa nella quale dobbiamo veramente coinvolgere tutte le nostre potenze. Scrive Romano Guardini: la preghiera è sì grazia e necessità interiore dell'uomo e del cristiano, ma comporta anche fatica e sforzo su se stessi. È esperienza, ma anche esercizio. Perciò non sempre si prega volentieri. Pregherebbe bene quello che in lui è più profondo, delicato, non però quell'altra parte più solida, predominante. E questa ripugnanza alla preghiera prende i pretesti dove li trova per poter dire che non può e non ha bisogno di pregare. L'aridità del cuore, la tentazione, il peccato, le gravi prove della vita. Quando ci si sente in un deserto, quando si è dipeso a se stessi, la coscienza della presenza di Dio suole svanire. È vero che il proverbio dice il bisogno insegna a pregare, ma questo è, come per altri proverbi, solo in parte vero. È vero anche il contrario, che dice nel bisogno passa la voglia di pregare. Perché? Posso continuare a leggere. Perché si ha paura della volontà di Dio. C'è la voglia e il bisogno di pregare per convincere Dio a fare quello che vogliamo noi, quello che ci interessa, non entrare nel mistero della sua volontà, perché abbiamo paura che il suo mistero della volontà sia offrire la mia vita al modo di Cristo. La preghiera del Getsemani è illuminante in questo senso. C'è una vera e propria lotta che Gesù fa. Lo fa sudare sangue. Allora passiamo a una preghiera diversa, no? Diciamo, io prego davanti all'alba, davanti al tramonto. Io prego così, nella realtà, quando vivo, quando opero, faccio opere di carità, quando mi impegno per i fratelli. Oppure dici, io prego ascoltando una bella musica, vedendo una bella pittura. Certo, l'arte e la natura muovono i nostri sentimenti, possono diventare una preghiera velata, ma ci sono alcune condizioni. Perché la preghiera è anzitutto un atto di fede. Cioè, io credo. Pregare e mettersi di fronte alla situazione della mia vita nella fede. E mi sono chiesto che cosa significa pregare mettendo come punto di partenza e di conclusione la fede, cioè la fiducia in Dio, cioè l'abbandono in Lui. Mi sono, cervellato un po', poi mi sono ricordato di alcune lezioni che avevo preso nel centro internazionale della preghiera, nella scuola della preghiera, che esisteva, purtroppo non esiste più, presso la curia generalizia dei gesuiti. Era la scuola in cui si preparavano le guide per la scuola, chiama l'apostolato della preghiera.
delle lezioni che erano state fatte dal Cardinale Martini a partire dal Vangelo di Giovanni, e le ho riprese e ve le voglio riproporre proprio così sommariamente, perché mi sembra che vengono a toccare il senso profondo di cosa significa pregare, specialmente per noi rogazionisti, che vogliamo pregare in obbedienza al comando di Gesù. Anzitutto, perché il Vangelo di Giovanni? Il Vangelo di Giovanni è davvero una scuola di preghiera, è il Vangelo in cui ci sono più preghiere, ce ne sono tante, sia preghiere rivolte a Gesù con invocazioni, domande, suppliche, anche lamenti, grida di angoscia, professioni di fede, eccetera. Ma ci sono anche le preghiere di Gesù, cioè quelle che lui rivolge al Padre. Per non parlare della lunga preghiera del capitolo 17 di Giovanni, in cui Gesù dialoga con il Padre e la Chiesa. Mi soffermo proprio sull'ultima parte in modo speciale, tralascio solo i riferimenti di altri. Anzitutto, il punto di partenza, la preghiera è un momento in cui Dio rivela se stesso a noi, mostra il suo volto a noi. Cioè Dio nella preghiera, e la nostra preghiera deve essere una rivelazione, cioè un luogo, un momento in cui Dio si rivela, si fa conoscere. Appartiene al mondo della rivelazione, come per il primato di Dio. Mi soffermo su sei detti di Gesù, che poi sono molto collegati. Li troviamo al capitolo 14, versetto 13, 14. Qualunque cosa chiederete nel mio nome, lo avrete. E se uno di voi mi chiede qualcosa nel mio nome, lo otterrà. Poi al capitolo 15, versetto 7, troviamo: se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete ciò che vorrete e l'avrete. E sempre nel capitolo 15, al versetto 16, leggiamo: qualunque cosa chiediate al Padre, voi lo otterrete. E al capitolo 16, purtroppo mi è saltata la pagina, al capitolo 16, versetti 23 e seguenti, dice: parto dal 22, così anche voi ora siete nella tristezza, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. In quel giorno non vi domanderete più nulla. In verità vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Credo che, ecco, queste parole ci introducono nel mistero della preghiera, nel mistero della rivelazione. Anzitutto la rivelazione di Cristo: chiedete nel mio nome. È anche un mistero però già di vita eterna. La preghiera è esperienza di eternità, di rivelazione del volto di Dio, quindi di incontro con Dio, il Dio eterno, qualcosa che supera il tempo e la storia, anche se avviene dentro la storia e la assume totalmente la storia. In quel giorno abbiamo ascoltato, è il mistero dell'escatologico. Ma c'è anche il mistero di quello che avviene nella preghiera, cioè il mistero di una rivelazione che trasforma noi.
se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi. Ma cerchiamo di soffermarci un poco su queste parole. Anzitutto chiedete nel mio nome, cioè la preghiera è qualcosa che avviene nel nome di Gesù. Il nome indica la totalità della persona di Cristo, la sua identità. Non è il nome suo, ma nel mio nome. Oppure ciò che chiedete al Padre nel mio nome ve la darò, quello del versetto del capitolo 16, versetto 23-24. Certo, il brano 14, 13, 14 è un po' più complicato, sembra, tanto che alcuni testi, manoscritti, libri in cui è stato trasmesso e letto è stato addirittura omesso. In fondo chiedere al Padre nel nome di Gesù e ciò che chiederete nel mio nome lo farò. Quindi è Gesù Cristo stesso che lo fa. Lo chiedete a me per lo scritto cristiano sembrava un po' strano, perché si chiede al Padre per mezzo di Gesù. Credo che poi, se andiamo più a fondo, ci accorgiamo di questa difficoltà, pur nella sua oscurità, una logica. Perché qui c'è il mistero cristologico dentro, cioè qualcosa che non compiamo noi, ma la compiamo nel Cristo. Quindi Lui che fa la preghiera, e se la fa Lui, il Padre la ascolta. La preghiera la farò io, la faccio io. Tu la fai nel mio nome, no, la faccio io nel tuo nome. È quella unità tra noi e Cristo in noi, che si compie, direi, in modo misterioso, quasi sacramentale nella preghiera vera. In fondo, cosa vuol dire allora chiedere nel nome di Gesù? Anzitutto, ci accorgiamo come da sempre la Chiesa ha subito imparato a farlo. Come si chiudono tutte le preghiere liturgiche? Vi ricordate? Per Cristo nostro Signore. Tutto è così sentito. Quando chiudiamo la preghiera, la chiudiamo per Cristo, il nostro Signore. Cioè, questo esprime, diciamo, non tanto una formula, ma qualcosa di più. Forse la diciamo così, ormai siamo abituati, è automatico. Significa davvero tutto questo non te lo chiedo io, Padre, te lo chiede Gesù. È nel suo nome, è Lui che la fa. Io sono solo voce di Gesù, del tuo Figlio. Sono voce del suo corpo. Ecco perché ogni preghiera ha sempre una dimensione ecclesiale, cioè il corpo di Cristo. Certamente vuol dire fiducia nel mistero di Gesù Salvatore, vuol dire fede nella sua opera di salvezza, vuol dire fede nell'amore che Cristo rappresenta, amore del Padre presso l'umanità. Vuol dire entrare nel mistero della salvezza. Nel nome di Gesù allora significa che noi diamo voce a Gesù. Attenzione, non Gesù dà voce a noi, ma lo Spirito Santo fa di noi membra del suo corpo. Per questo possiamo in quel momento nel suo nome parlare a Dio nostro Padre. Ma questo è un'anticipazione allora di qualcosa di più grande. In quel giorno chiederete nel mio nome, non vi dico che io chiederò al Padre per e al versetto 23, in quel giorno non chiederete niente. Che cos'è quel giorno? Sappiamo bene cosa significa per l'Apostolo Giovanni. È il giorno
quel giorno, lo spiega molto bene al versetto 14, capitolo 14, versetto 20, in quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, voi in me, come io in voi. Ecco, in quel giorno. In quel giorno significa quando, cioè, noi impariamo, ecco la rivelazione, scopriamo, sentiamo nelle profondità delle nostre viscere che il Padre è in Gesù, che Gesù è in noi, quindi noi siamo con il Padre, con il Figlio, nello Spirito Santo. Ecco, ecco quel giorno in cui si attua completamente il mistero della salvezza. La preghiera è paradiso in terra. La preghiera mostra davvero che già oggi possiamo attingere, certo, nei segni, nella mistica esperienza, certo, arrivare alla mistica esperienza, si arriva perché sono riusciti finalmente a pregare. Vedete, solo alcuni santi ci sono arrivati. Noi ci accontentiamo di balbettare, di sforzarci, di entrare in questo mistero, di chiedere questo dono. Perché? Anche qui mi viene in aiuto l'espressione, mi piace l'espressione di Romano Guardini, che mostra che la nostra preghiera è una dimensione escatologica, perché la nostra preghiera, lo dice, esprime il respiro, per così dire naturalmente, il respiro di Dio. È rivivere quel Dio che da noi, di terra, ricordate la creazione, di polvere, inspira e lo rende vivente, lo rende vivo. Diventa voce, immagine e somiglianza di Dio. È lo stesso respiro di Dio che noi respiriamo, diciamo che è un bocca a bocca tra noi e Dio. È la dimensione escatologica. Voi capite che allora una preghiera che fonda nella fede passa per la, diremo il tentativo, chiamiamolo così, per noi poveri oranti deboli, della comunione con Dio, di respirare con Lui, naturalmente questo cosa succede? Il mistero della nostra trasformazione. La preghiera ci fa diventare davvero immagine e somiglianza di Dio. C'è una identificazione con Gesù che produce. E allora non sono tanto le cose che dobbiamo chiedere o dare, perché quando siamo in comunione totale si compie. I miracoli dei santi e tante cose, le cose straordinarie che hanno fatto, sono frutto di questa comunione, perché le faceva Dio, per questo andavano oltre le possibilità logiche. Perché la preghiera, se non è ispirata da Dio stesso, se non è il respiro di Dio, non è vera preghiera, è un tentativo di preghiera. Certo, si impara tentando, noi siamo così, proviamo, ci proviamo, non bisogna scoraggiarsi, provare, però vedete, avere davanti questa misura alta del colloquio con Dio, del dialogo che Dio con noi, è bello. Perché allora in questa realtà qual è la trasformazione vera che avviene? Perché, diciamo, abbiamo già ottenuto. Giovanni dice, se faccio cose che sono gradite al Padre, sempre lo ascolta, e quindi lui ascolta me. Faccio sempre le cose che sono gradite al Padre mio, dice. E poi ti ringrazio, Padre, perché sempre mi ascolti. Proprio perché fa quello che vuole il Padre. Pregare dunque è davvero essere nel Figlio, partecipare della fiducia filiale. Ed è qui la fonte della gioia, come abbiamo ascoltato.
volontà di Giovanni. E qui la vera gioia, la vera manifestazione, la vera parrasia, forza di Giovanni. Ed è già esaudita, perché non siamo tanto noi a chiedere, quanto è Dio che ci ha dato di chiedere. E guardate, ecco, qui entra il rogato. Il rogato è stato dato da Dio, è ispirato a noi da Dio, è il respiro della volontà di Dio per noi. E allora è già esaudito. A modo suo però, noi lo avremmo esaudito a modo nostro. Ma dobbiamo però entrare con la nostra disponibilità in questa comunione profonda con il cuore di Dio, il cuore di Cristo e il cuore del Padre, vitalizzati dalla forza, dalla luce dello Spirito Santo. Credo che sia forse un insegnamento che a prima vista sembra troppo alto e impossibile per noi. Per noi sì, ma nulla è impossibile a Dio. E allora ecco, entriamo in questa nostra impossibilità. Gli apostoli lo capiscono. Signore, insegnaci a pregare. Credo che al termine di questa riflessione non ci resta questa che questa preghiera. Signore, insegnaci a pregare. A pregare come preghi tu. A entrare nel mistero del tuo cuore orante, nel tuo cuore che vive della volontà del Padre, che è offerta gradita al Padre, e che fa del nostro corpo, cioè della nostra storia, un'offerta gradita, un culto spirituale al Padre, e un esaudimento, perché lo spazio della volontà di Dio entra in noi e può diffondersi attraverso di noi, intorno a noi, il nostro lavoro, le nostre realtà, le ispirazioni che il Signore ha dato. Allora sì, il nostro operare diventa preghiera, diventa il frutto della preghiera. E ogni nostra opera, se non è frutto della preghiera, è, come dice Paolo, battere l'aria. Davvero, Signore, insegnaci a pregare.